Hanno accolto i bambini insieme alle loro famiglie, mostrando e spiegando il funzionamento di alcune attrezzature o ancora i mezzi a disposizione con i quali i vigili del fuoco svolgono quotidianamente il proprio lavoro, effettuando le diverse tipologie di intervento. Il comando provinciale di Caltanissetta ha aperto la propria sede alla cittadinanza sabato 15 ottobre con delle visite nel corso della mattinata, in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Abbiamo aperto sabato le porte della sede centrale del Comando Provinciale di Caltanissetta per far sì che i cittadini si sensibilizzino sempre più a quelle che sono le tematiche e i rischi legati al territorio. Di cosa c'entrano i vigili del fuoco? Facendo vedere loro un po' quelle che sono le attrezzature che noi utilizziamo e impieghiamo durante le fasi del soccorso tecnico. Non solo, ma anche attrezzature legate per esempio a eventuali interventi in territori in quali l'utilizzo, l'impiego delle tecniche speleo, alpino-fluviali e anche attrezzature NBCR per un eventuale lotto o comunque rilasci di sostanze tossiche in materia nucleare, batteriologica, chimica e radiologica. Così il cittadino percepisce ancora di più quello che può essere una fonte o un potenziale pericolo, rischio e sa che comunque ci sono delle persone, ci sono dei corpi che eventualmente laddove si dovesse verificare un evento incidentale, concorrono per la sicurezza del cittadino stesso. Il periodo è proprio quello degli eventi climatici avversi, per cui alcune province della regione siciliana sono state imperversate dal maltempo ed è stato necessario inviare e dare loro supporto con delle squadre aggiuntive rispetto a quelle presenti nelle loro province, parlo della provincia di Trapani, di Palermo, di Agrigento, e abbiamo inviato anche delle squadre operative dal comando di Caltanissetta, perché noi abbiamo una strutturazione con colonne mobili regionali, per cui a un verificarsi di un evento incidentale, laddove servono particolari forze in campo, allertiamo immediatamente, sempre in maniera operativa, le squadre operative degli altri comandi limitrofi che prontamente inviano personale e mezzi. Presente anche la sezione nissena dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo. Ci ha fatto piacere rappresentare i Vigili del Fuoco e trovarci a braccetto con i colleghi, gli ex colleghi, ma siamo sempre in casa, giochiamo in casa. Ma noi principalmente ci occupiamo di diffondere la cultura della sicurezza, soprattutto in ambito scolastico, ma anche presso i centri anziani. Quindi portiamo, a questi ragazzi e ex ragazzi la nostra cultura antincendio e della sicurezza in generale. Facciamo delle belle chiacchierate con degli ausili didattici molto avanzati. E ci fa piacere, indubbiamente, il nostro entusiasmo è proprio quello di trasferire quelle conoscenze che abbiamo acquisito nel tempo, durante il periodo di servizio e poterle raccontare.